già? No. Dopo un bel caffè può iniziare la giornata. Stamattina sono abbastanza operativa, anche se ecco il periodo del mese. Sono operativa, va bene così. E andiamo insieme al mercato, prepariamoci. Io dovevo prendere delle cose, ma sono tornata a casa con tutta un'altra cosa, con questo piumino che è bellissimo, ragazze, e questo stile romantico, country, sabbi, ma più che altro lo chiamerei più romantico country, che io adoro. Ragazze, avete visto? Questo ho trovato al mercato, a finale, praticamente il mio pensiero principale erano le tende, ma non ho trovato due coppie di tende uguali, non c'erano, e quindi ho dovuto abbandonare il pensiero tenda. E però ho visto questo copriletto estivo che è troppo 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 bello, lo stile che piace a me, e quindi l'ho preso subito. Ho detto che costava 20 euro, e che essendo l'ultimo di quel colore lo vendeva a 15 euro, quindi 15 euro non potevo lasciarlo assolutamente lì, anche se l'altro colore era turchese, anche quello era molto 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 carinissimo, della stessa fantasia, però bianco e non turchese, verde Tiffany. Qui dietro di me c'è il pacco che è appena arrivato da AliExpress. Ho preso dei pannelli per le pareti, per la adesivi, per eliminare una cosa, e poi vi faccio vedere quando è tutto finito. E io credo di non farcela, forse devo prenderne altri, però voglio prima vedere un attimino se viene come dico io, altrimenti smonto l'idea e li applico da un'altra parte. Adesso dobbiamo fare ancora altri due giri, spesa time, e poi vi voglio mostrare delle cose che sono arrivate. Allora ragazze, sono arrivati i due pacchetti che vi dicevo nel scorso video di Tiger. Chi non l'ha visto lo lascio qui sotto nell'info box. Mi spiace che non guardate i video acquisto con tanto interesse come i vlog. Facciamo vedere queste penne. Ecco qua ragazze, queste penne le abbiamo acquistate su Amazon e sono in gel della Papermate, e vi metto qui sotto lo swipe up. Comunque tutte queste penne noi le abbiamo pagate pochissime, ora non ricordo, però veramente poco poco poco, una cosa come 3 euro. Abbiamo preso questi su Amazon, sono delle agende educative per imparare a scrivere meglio e imparare, lo so, però per migliorare la calligrafia e imparare a disegnare e a rispettare gli spazi. È ottimo ragazzi per i bambini dai 6 agli 8 anni, quindi fantastico. Centri vestite, fai vedere le penne che escono, facci vedere. Togli questi, ma togli le agende. Fai vedere le penne. Ah, e dentro, aspetta, non aprire. Queste penne con questo pesciolino che serve per imparare a mantenere l'impugnatura perfetta della penna. Vabbè, ma noi lo mettiamo così un attimino per farvi vedere. Con l'interno, vedete? Allora, alla fine. E bisogna ricalcare tutto. Devo fare un annuncio, fermate, sì? Il gioco. Vai. Alla fine dello sfruttamento dirò una cosa, dirò una cosa. Ok, portata. Va benissimo. Faccio vedere gli altri, allora, questo qua è tutto dei numeri. Sì. Chiudilo. Sì. Mostro il mostro verde e dei numeri. No, è bellissimo. E vediamo l'altro. Questo che cos'è? Questo forse è il disegno, guardando la copertina che tu hai sotto sopra. Ok, English letters. Apri, vediamo. English. Sono convinta che questo English è per imparare a disegnare. Vedi un po' se è vero? No. No? È per la scrittura. Ok. Puoi andare. Ecco, vedete? Per imparare a disegnare. Quindi non dire più non so fare la melanzana. Non so fare la pomodoro. Non so fare questo, non so fare qui. Guarda, stai facendo una melanzana. Perfetto.
fretta. Quasi. E cerca di memorizzare, così anche quando non ci sarà più questa cosa da ricalcare, tu saprai come farlo. No, poi ci sono altre cose, vedi ho le calecca. Dov'è il coniglio? Vedi i bagni, tuo coniglio. Rebbi coniglio identica. Vedi? Ricordati poi come fai, così sarà facile farlo anche senza ricalcare il coniglio. Il caldo è scoppiato letteralmente, fa caldissimo, un caldo pazzesco. Le due sorelle, la grande è stata super brava oggi, la piccola meno, forse non c'è fatta. Il caldo la fa sclerare un po' e adesso in questi giorni montiamo la piscina grande e devo anche prendere il cloro, tutto quello che serve per il mantenimento, e così poi possiamo montare il tutto. Sto cambiando anche la mia dieta, diciamo così, sì, in estate la vario sempre, devo dire la verità. Con le gravidanze ho imparato a documentarmi sull'alimentazione, perché ovviamente ti trovi in un periodo di vita che hai all'interno un altro essere umano, quindi varia la tua alimentazione, deve variare proprio perché devi prendere tutte le energie tu e anche il tuo bambino, quindi con i vari studi, infatti ne parlo anche nel mio libro, c'è tutto un discorso anche sull'alimentazione. Con i vari studi che ho fatto, poi anche dopo la gravidanza, ho capito i vari segnali che comunque dà il mio corpo di quello che ho bisogno, specie quando il periodo stagionale cambia, come l'inverno, l'estate, dove ovviamente magari se soffrite come me di pressione un po' più bassa dovete mangiare dei cibi, invece se soffrite di pressione alta dovete mangiarne di altri. Quindi la giusta alimentazione non è soltanto cose sane o schifezze, ma è anche mangiare le cose giuste per la propria persona, che se hai bisogno di più energie, se invece hai bisogno di più proteine. Raga, quella mi fa le smorfie dietro la videocamera, che ve la inquadrerei, mi fa ridere. Smettila, mi fa fare un sacco di tagli, lo sai che lo odio. Adesso, perché non fa parte del mio piano estivo. 3 giorni fa l'ho comprata, l'ho messa in freezer, ma pioveva tutti i giorni, quindi io ero ancora in quel mood. Ma invece adesso è il primo giorno di caldo forte e quindi da domani in poi inizierà, anzi, perché dico da domani in poi, non da stasera? Perché da stasera ci sarà il sushi, quindi da domani in poi, che poi il sushi rientra nella mia dieta estiva e anche invernale, sempre. No. Da domani in poi iniziamo con la dieta barra estiva. Questo video è stato girato quando l'aria era ancora fresca e questo è un piatto autunnale, la ristia di maiale fatta con l'alloro e la panna. Ragazze, fate soffriggere l'alloro con l'aglio, poi lasciate la ristia dorare un attimino. Quando sarà dorata da entrambi i lati, andiamo a buttare la panna e fate cuocere così ancora con coperchio altri 5-10 minuti. In questo caso è veramente ha cotto pochissimo perché il macellaio l'ha tagliata sottilissima e quindi ho fatto subito. Viene un piatto buonissimo perché da loro accompagnato con la panna insieme alla carne è veramente super come sapore. Allora, ha preso la sua batta, prima l'ho vista che dalla camera da letto l'ha portata fuori, non so dove, penso in cucina. Come te lo dici se non so parlare? Mostramela!